Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, scusate il vestito corto, ma le calze appunto corte, non so se si vedono, color carne. Vestito che ho già messo, vi farò un video outfit, l'ho già messo questa settimana, diciamo. Sono truccata, si vintalessa con rossetto rosso della Essence numero 02 All You Need Is Red, bellissimo. Anche se non so truccarmi, un po' di trucco ci vuole ogni tanto. Mascara Anika Makeup, non so se si vede, siamo lontani. Ieri siamo andati in un negozio cinese ad Alba Galleria. Dopo aver portato il curriculum ad Alba, appunto, volevo fare vlog, ma alle 9 del mattino mi sono svegliata e le batterie erano scariche, quindi ho fatto un sacco di video dopo la giornata alla sera. Scusate i video con la poca luce e scusate sempre solo i video pieni di parole. Mio marito ha preso matita post rasatura per i piccoli problemi di rasatura pronta all'uso, tipo un labello. Quando voi vi fate la barba, cari uomini, potete comprare questa qui. Quando è? Per la tua cura, questa è la marca. 7,5 grammi, 36 mesi di scadenza, settimo milanese Milano. Matita apposta rasatura, avvertenze, solo per uso personale, uso esterno, alluminium, sulfate, potassium, alum e acqua. Tre ingredienti, potassio, alluminio e acqua. Consigli per l'uso: inumidire con dell'acqua la punta della matita prima dell'uso, quindi passare la matita sul punto desiderato facendo una leggera pressione per alcuni secondi, risciacquare e asciugare sempre, a riporre la matita nel suo contenitore dopo l'uso. Questa qui per mio marito è costata, mi sembra, 2 euro, e visto che lui si taglia sempre a mezza pelle, sempre con dei pezzi di carta per coprire il sangue che gli esce fuori dopo che si rasa, dopo che si fa la barba si taglia sempre la pelle, non so perché, non so come fa, mi dispiace. Comunque ha detto: prendo questa così magari correggo un po' gli errori che faccio io quando mi faccio la barba. Poi, per noi donne, ho preso Splendor Lacca Eco Fix, fissaggio forte, effetto lunga durata. Questa qui la prendeva già mia nonna, anni e anni fa, però era semplice Splendor Lacca, non fissaggio forte, fissaggio normale. Da 40 anni sulla testa di milioni di donne italiane, ovviamente qua c'è scritto avvertenze, pericolo, aerosol infiammabile, 400 ml. Lacca speciale protegge i tuoi capelli rispetto all'ambiente, speriamo. Dona ai capelli lucentezza e morbidezza naturale senza appesantirli, lascia i capelli setosi e brillanti e si elimina con pochi colpi di spazzola. A me serve una spazzola. Si spruzza di qua, ovviamente, proviamo. Così, vedete che esce. Un po' come il deodorante per ambienti. Speriamo veramente che funzioni. Con profumo garantito dalla firma Louise Alexander. Boh, vabbè. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono. Gli ingredienti, ho fatto fatica a leggerli, sono alcol denaturato di metil eter butinate, isobutane, copolimer propane, detil etanolamine, metil proportional, propional, coumarin, benzilalcol, citronel, limonene, butifenil, linalol, ma non c'è la paraffina, almeno speriamo. Ve la farò, la proveremo insieme, perché io non ho mai provato una lacca sinceramente, a parte con mia madre a 18 anni per andare a ballare, adesso non vado neanche più a ballare, quindi la proveremo insieme. Lacca Splendor, voi che lacca usate ragazze? Io non ho mai usato una lacca. Dopo aver portato il curriculum abbiamo mangiato ad Alba in un self service che si chiama Gusto Giusto o La Siesta, qualcosa del genere. Ho trovato la mia vecchia amica o compagna di scuola. In quel centro commerciale al Big Store ad Alba ho trovato questo negozio qua cinese, LJJ. Ormai tutta Alba, tutto il mondo è affettato di negozi solo sempre cinesi. Poca gente lavora nei negozi italiani, cioè poca gente italiana lavora nei negozi, purtroppo. Due cose ho preso. Mamma che prezzi! Allora, mi serviva un paio di pantaloni, quindi, a parte mettere questo vestito, a parte mettere sempre i jeans che hanno sempre lo stesso colore, sempre gli stessi disegni, ho preso questi pantaloni qua, color borgogna, rosso scuro, rosso mattone. Sono ovviamente stretti, non hanno nessun disegno, però mi piacevano tantissimo il colore, taglia M, non c'era L, se no li prendevo anche L. Sono costati carissimi, 21,90€. Miss Bonbon, vedete? Sono fatti così. Li farò un video outfit, li ho comprati ieri, domani magari li metterò, o anche domenica per festeggiare mio marito che fa gli anni sabato, cioè domani appunto, e gli faccio una festa sorpresa. Comunque, questi qui sono i pantaloni, bellissimo colore, peccato che 22 euro un paio di pantaloni per me sono costosi, quindi 22 euro questi pantaloni qua, sono bellissimi, bellissimo colore. E poi ho finalmente preso un poncio, evviva! E da quando sono minorenne che voglio un poncio, non l'ho mai comprato.
Poncio più o meno dello stesso colore dei pantaloni, vedete? Senza maniche, perché il mio marito dice i poncio sono senza maniche. Fatto così, maglina con il collo alto che si può arrotolare, non mi viene la parola. Si può arrotolare e se si può arrotolare si vede anche questa cinturina sopra, la vedete? Benissimo. Si può arrotolare ed è costato 12,90 euro. Bellissimo colore bordeaux, triangolare, non so se lo vedete bene, speriamo di sì. Mi piace veramente tantissimo il colore, poi è morbido. Questo qui non ho visto la taglia, anche perché non c'è scritto, speriamo che mi entri, perché sembra tanto stretto, tanto sottile. Però, tre cose le abbiamo comprate. Basta. Abbiamo preso, volevo prendermi una teglia da cucina, una teglia da forno, non l'ho comprata. Volevo prendere altre cose in quel negozio cinese perché c'erano un sacco di cose belle. Però che puzza di plastica, soprattutto nella roba di plastica tipo bacinelle, tipo bicchieri di plastica, c'erano già le cose natalizie, io ne vado matta. Comprerei in mezzo negozio quando vedo cose natalizie, non ho preso niente di Natale. Cosa volevo dirvi d'altro? Devo. Vabbè. Sono contenta di aver comprato il pantalone, così non metto sempre i pantaloni e i jeans blu, anche d'inverno. Vabbè, questi qua non sono invernali, ma va bene lo stesso. Ieri abbiamo incontrato un po' mia madre, abbiamo fatto tagliando la macchina. Ho fatto dei video ieri sera, lo sapete, al buio, e mi sono tagliata i capelli. Cosa ho fatto ieri? Mi sono tagliata i capelli. Si vede? Sono corti, eh? Li avevo lunghi fino al sedere. Adesso sono corti e la mia pettinatrice ieri, la pettinatrice che ha fatto anche l'acconciatura al matrimonio, me li ha fatti un po' boccolosi, solo che ci ho dormito sopra e quindi si sono appiattiti tutti. Comunque sono abbastanza corti, un corto fino alle spalle, mi arrivano fino alle spalle praticamente. Ho fatto un sacco di foto ieri con la luce, adesso uscirò anche fuori, anche se ci sono i vicini che fanno rumore, e farò un sacco di video, un sacco di foto per farvi vedere il bellissimo colore rosso mogano che mi ha fatto la parrucchiera, i boccoli. Ha detto che sul liscio come ho io, sul mio capello liscio non rimangono molto. E infatti sono rimasti 4 ore, poi a mezzanotte sono andata a dormire e non volevo toglierli anche perché la spazzola adatta per i miei capelli non ce l'ho e quindi li ho schiacciati un po' dormendo praticamente. Spero vi piacciono i miei acquisti, anche se ho comprato ben poco. Scusate, sempre vestito da sembro mia nonna. Adesso ci vediamo dopo con un altro video. Videovlog casalingo. Devo parlarvi di tantissime cose, a parte i miei capelli. Spero vi piacciono come sto, nel senso se sto bene o se sto male, se sono troppo corti, se vi piacciono appunto come li ho tagliati. Avevano bisogno di essere tagliati. La forfora mi dice, mi ha detto la parrucchiera che non ce l'ho più, quindi sono contenta. Ciao Anna, si chiama come mia madre, la parrucchiera. Ho comprato le cose che mi piacciono, anche se ci sono prezzi troppo alti, per comprare devo aspettare a gennaio e spero di comprare magari qualcosa per fare l'albero di Natale, perché io voglio sempre arredare la casa per Natale. C'erano delle cose bellissime, ma per Natale non abbiamo preso niente ieri. Scusate se non ho fatto video ieri con il sole e mentre andavo in giro, scusate se faccio sempre video mentre sono a casa. A dopo, spero vi piacciono i miei acquisti e il mio taglio di capelli, i boccoli.